Marcello Billeri, 72 anni, una vita passata ad insegnare pallacanestro ai giovani e non solo, vecchia conoscenza, tra le altre, del mondo della palla spicchi termale pistoiese, è il nuovo responsabile del settore giovanile della pallacanestro Montecatini. Sarà lui, insieme a Massimo Angelucci, grazie all'aiuto dei dirigenti Gabriele Savioli e Paolo Albelli e alla collaborazione con la scuola basket Oces, a lanciare in orbita il progetto Gema Giovani. Un'idea fortemente caldeggiata dal direttore sportivo Guido Meini e dal patron Alessandro Lulli. Sono anche contento di essere emozionato, ma sono felice, sono entusiasta di questo fatto, il fatto di essere qui con Gema, lavorare al progetto che ritengo estremamente interessante, e questo per me è tutto, perché ho la grande passione dei giovani, è un'altra opportunità per me che mi rende felice. Come si riparte in un progetto praticamente nuovo per i giovani? Prima di tutto serve un po' di pazienza, è chiaro che dobbiamo strutturare bene in tutte le direzioni il programma. Con l'entusiasmo che vedo intorno, credo che sia una buona base di partenza. Come obiettivo che cosa vi siete posti, sia pure a lungo raggio? È quello di fare un settore giovanile a più alto livello possibile, questo servirà molto tempo per arrivare. Dobbiamo dare modo ai giovani di crescere, soprattutto la ragione è quella. Vogliamo mettere però tanta carne sul fuoco, permettimi di dire con orgoglio che abbiamo scelto chi quella carne la sa gestire forse come pochi in Italia. E grazie mille a Marcello di aver accettato questo invito, di aver aderito a quello che è il percorso che vorremmo fare. Grazie a Massimo che riparte su un cammino che parzialmente aveva già percorso, ma che diventa sempre più impegnativo e sempre più ambizioso. È un percorso di formazione sicuramente, dal quale usciranno tifosi, dal quale usciranno dirigenti, dal quale usciranno, ci auguriamo, appassionati, e poi se siamo fortunati e bravi forse qualche ragazzo dei nostri che potrà darci soddisfazione anche a livello senior.